Montagnard. Ma ascoltavo anche Morosin prima e in effetti il tema, no, della riforma del titolo quinto è sicuramente un tema complesso. Se da un lato è vero che c'è comunque una spinta centratrice, è vero che comunque le modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione tendono comunque a delegare delle funzioni maggiori in alcuni ambiti alle regioni. E lo fanno con un criterio meritocratico, cioè dicono io ti delego maggiori funzioni sulla base del fatto che tu hai i bilanci in ordine. E anche su questo diventa fondamentale fare una riflessione, perché se è vero che anche ascolto con grandissimo interesse il Veneto indipendente che ha un PIL, avrebbe un PIL portentoso, le risorse restano sul territorio, è vero anche che bisogna riflettere su come le regioni ad oggi gestiscono quei fondi, perché abbiamo visto che anche a livello di corruzione la regione non è immune. E si parlava prima di Galan, Chisso, Orsoni. All'interno del Partito Democratico una riflessione su questo punto di vista è stata fatta. E anche Alessandra Moretti ne testimonia, anche con tutti gli appelli alla trasparenza e anche una maggiore attenzione, no, al fatto che il cittadino. A Mestre hanno aperto questo nuovo centro commerciale, la Nave de Vero. Immagino che la regione dovrebbe essere un po' così una regione di vetro dove tutti possono andare a guardare dentro, i vari bilanci, le partecipate sono tutti pubblicati, sono comprensibili e c'è davvero anche il tentativo di aprirsi al controllo anche della cittadinanza. È vero anche che basta prendere l'ultimo bilancio regionale che è stato chiuso qualche giorno fa, per vedere come le risorse anche a livello regionale, quelle che già restano sul territorio, non vengano utilizzate al meglio. Perché la Lega per moltissimo tempo ha puntato il dito, no, sul meridione, poi vai a guardare come vengono gestite le risorse, arrivano i maxi emendamenti dove un sacco di risorse pubbliche vengono disperse in mille rivoli, con una logica assolutamente clientelare per la produzione del consenso. Su questo mi ricollego a quello che si diceva prima sul fatto che i politici ogni tanto Ancora usano poco. questo metodo di radicamento. Ed è assolutamente evidente che così non si può andare avanti. Cioè l'indipendenza o l'autonomia deve essere sempre collegata anche a criteri ampi di davvero di trasparenza e legalità. Perché altrimenti Solo. cambia il modello organizzativo, però non Certo. diventa impermeabile a questo genere Ma di fenomeni. Questo ovvio, indubbiamente è un tema che però dobbiamo, no, sicuramente, nel senso, ovvio, noi non stiamo di fronte dicendo anche alle robe che che sto vedendo in questi giorni, sì, non stiamo dicendo che la Regione Veneto è la una Regione regione Veneto. talmente tanto virtuosa da essere, come posso dire, da meritarsi l'aureola di un angelo, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, È una riflessione che dobbiamo fare anche questa sul certo che è una merito. riflessione che dobbiamo fare. Ma forse No, è la in meno peggio, realtà, però, diciamo no, è più la che meno sul peggio merito. anche. No, No, dare sì. intercettazioni Ma quando è emerge che sempre. Luca Zaia, presidente, è considerato dai faccendieri di turno un rompiballe perché è impenetrabile a certe logiche Certo. corruttive, insomma, credo che già questo sia un segnale. Dopodiché possiamo discutere, è bravo o non è bravo, ma sul fatto che sia onesto, almeno Io poi vorrei questo. solo spezzare la lancia in Sì, favore dopo do la della parola nostra anche a lui. regione, perché dopo che è stata attaccata anche da Renzi la sanità veneta, allora Che io dico solamente è la questo, migliore, abbiate però. pietà perché io non ci capisco più niente. Noi abbiamo una regione gioiello, ce lo dicono tutti dal punto di vista della sanità. No, lo dice Non mi Renzi, interessa e il governo lo non mi dice. interessa che sia di destra, di centro, di sinistra, io guardo solo i numeri. Se noi prendessimo la gestione veneta e l'applicassimo allo Stato italiano, avremmo un Risparmio risparmio enorme. annuale di 30 miliardi di euro, certificati anche questi. Allora, voglio dire, stiamo attenti perché non possiamo fare il tutto in un fascio, perché sennò mi viene anche un po' da sorridere. Sono state attaccate le regioni e le province perché qualcuno delinqueva e quindi allora bisognava chiuderle. Poi i comuni, allora a questo punto dobbiamo chiuderli perché qualcuno ha rubato in alcuni comuni, anche per esempio a Venezia. Adesso però abbiamo scoperto, finalmente dopo un po' di tempo, che anche a livello per esempio di Ministero delle Infrastrutture è successo un disastro di corruzione, di cose. Quindi chiudiamo anche i ministeri, cioè allora chiudiamo tutto e andiamo verso l'anarchia. Quindi io credo. O la dittatura. Bisogna esattamente non far confusione fra i fatti penali, qui credo che Morosin possa aiutare, che sono fatti che riguardano persone, rispetto al fatto delle istituzioni. Quindi noi dobbiamo avere delle istituzioni sane e responsabili. Se io penso ai comuni, e penso anche al comune di Venezia, a parte gli errori fatti dal comune che è in profondo rosso, però se io guardo a quelli che sono i poteri che hanno gli enti locali,
i poteri che hanno sono poteri ridottissimi, non possono fare nulla contro questa attuale, perché senza è tutto accentrato a Roma. E allora quando c'è il console onorario di Bosnia che fa questa battuta giustamente, che dice ma il cittadino a questo punto per chi vota, perché si trova in confusione, uno va da una parte, uno va dall'altra eccetera, ecco, allora io porto un po' di acqua al mulino delle liste civiche. Io dico, in questi momenti di confusione le liste civiche sono una vera soluzione, perché portano il potere sul territorio, ed ecco perché noi siamo favorevoli all'indizione del referendum che propugna Indipendenza Veneto, il referendum che propugnano i referendari di Venezia che vogliono l'istituzione di due comuni, poi il cittadino a scegliere, democrazia, dirà di sì, dirà di no, come in Scozia, perché sennò ci riempiamo la bocca di democrazia e di Europa, parole. E poi ognuno va avanti per conto suo, da una parte è possibile, dall'altra non è possibile, democrazia è la cosa migliore. Chiaro, devo dire qualcosa? No, io seguo con attenzione i temi relativi ad autonomia e indipendenza anche nelle loro discussioni parlamentari. E piuttosto recentemente. Cosa fa? Liberazionista, studente universitario, perfetto. A Venezia, Ca' Foscari, e appunto seguo questi temi perché mi interessano molto, e a me stupisce vedere come da una parte ci siano delle persone molto coraggiose come Simonetta Rubinato, che si è spesa all'interno di un partito difficile su questi temi, proponendo lo statuto speciale per il Veneto, ma subito bastonata dalla disciplina di partito, per carità, per una dialettica interna è una cosa assolutamente legittima, però poi non ci si può riempire la bocca di autonomismo quando si è sul palco come Alessandra Moretti recentemente. E l'altra cosa che vorrei dire è evidente che c'è anche un problema di gestione del denaro pubblico anche da noi, però sono due dati che bisogna evidenziare. Il primo è quello evidenziato da una ricerca di un'università svedese, adesso che non saprei citare a memoria, che metteva che in evidenza il divario tra la qualità di governo in Italia tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, mostrando come siamo all'interno dello Stato in cui il divario è più grande in assoluto. E mostrando anche che le regioni che hanno più autonomia, come le province autonome, come il Trentino per esempio, in virtù della loro autonomia, in virtù della possibilità di gestire le risorse, hanno da una parte sviluppato una capacità e una responsabilità di gestione dei fondi, certo, e delle risorse che noi non abbiamo. E dall'altra parte... Quindi maggior responsabilità e maggior consapevolezza. Sì, e dall'altra parte ha contribuito a costituire una classe politica che noi non abbiamo e che... almeno per ora non si è mostrata nell'agone politico. Nuovamente queste cose sono state evidenziate da Simonetta Rubinato in Parlamento e mi dispiace che vengano ignorate da una persona come che dice cose intelligenti poi in generale come quelle che hai detto te. Il PD. Posso un fatto personale? No, non è un fatto personale, no. Ci tengo a specificare una cosa. Il Partito Democratico, e anche per quello, anche con gli amici Indipendenza Veneta, mi guarderei bene dal dire no, non facciamo il confronto no, anche sulle idee democratiche. Cioè mi sembra si stia descrivendo un po' un quadro un po' distorto. È vero che c'è stata una dialettica ai tempi delle primarie, per fortuna noi le facciamo e quindi no, spesso all'esterno sembra che ci sia anche una discussione più pesante, più accesa rispetto ad altri partiti e magari nascondono tutta la polvere sotto al tappeto. Però, giusto per la cronaca, Simonetta Rubinato, il giorno dopo delle primarie, sostiene a spada tratta e convintamente Alessandra Moretti. Tant'è, e aggiungo di più... doveva scegliere, altrimenti era fuori. Non è che devi scegliere, cioè sono le regole del partito, non è che quelle idee... C'è una dialettica interna, si va a votare, c'è un confronto, non è che uno esterno. Tanto è vero che anche Silvia Conte e altri candidati che hanno sostenuto la Rubinato si candidano. Quindi non è che quelle idee sono disperse o che non ci sia una riflessione sull'ambito anche dell'autonomia. Però sembrano essere al di fuori, sembrano essere censurate. No,
più che censurate, altro. Vanno sui giornali puntualmente, quindi non è che c'è una censura, anzi mi sembra che siano estremamente alla luce del sole, tanto che ne possiamo discutere anche insieme qui. Oddio, grazie a Dio possiamo discutere. Aggiungo una cosa, meglio però veramente tematizzare le cose per davvero piuttosto che fare slogan come invece ha fatto Zaia, che istituisce il conto, costituisce il referendum. Costituisce il referendum per l'indipendenza, un'immane presa in giro per tutti quelli che magari ci hanno creduto davvero. Calcolando i fondi che sono entrati ora in cassa, dovremmo aspettare circa 61 anni prima di poter finalmente fare il referendum su queste... Allora, prima devo dare la parola al console e poi a Marcato che deve ribadire. Prego. Io vorrei fare due domande che sono una all'avvocato Morosin. Abbiamo discusso, abbiamo sentito il parere di tutti stasera, ma l'onestà giuridica e l'onestà intellettuale, Indipendenza Veneta, ha intenzione seriamente di aprire questo canyon fra questi due tipi di onestà, quindi la giuridica, farla andare per la sua strada e far riemergere l'onestà intellettuale, e come superare il fatto culturale della gente veneta? Perché visto dall'esterno, visto dall'estero, quello che si nota in maniera molto forte e molto marcata è che il fatto culturale diventa predominante rispetto alle scelte che il cittadino veneto può fare nei confronti delle istituzioni. Ma io credo che uno degli elementi qualificanti della nostra azione sia stato proprio quello di esprimere con chiarezza, con serietà, con onestà e quindi rappresentando soprattutto le difficoltà oltre che l'obiettivo, che il tema che stiamo perseguendo è un tema innanzitutto di partecipazione democratica, di assunzione di responsabilità, è un tema possibile, apparentemente non praticabile secondo taluno, e noi rispettiamo anche chi dice che non è praticabile. Io lo dicevo prima con una sintesi argomentativa, che nel momento in cui si dovesse decidere seriamente di questo argomento si deve dire se vengono prima i confini di uno Stato o se vengono prima le esigenze dei confini o le esigenze dei cittadini. Di fronte a questa domanda credo che sia difficile dire che vengono prima le esigenze dei confini. Quindi il formalismo prevale su quelli che sono i bisogni della gente, chiedo io. Noi riteniamo che le maggiori difficoltà vengano dalla non conoscenza della questione. Il fatto che non siamo soli in Europa, ma ci sia un pullulare, un crescere continuo, un allargarsi di un'istanza per le indipendenze, in realtà importanti, una regione come la Catalogna, analoga al Veneto, ci sono ben 6.000 imprese in rete che lavorano per l'indipendenza, imprenditori che sono dichiarati per l'indipendenza. Vi sono quasi la totalità delle municipalità locali, quindi dei comuni catalani che sono in favore dell'indipendenza. Vi sono i cittadini che vanno in piazza in misura massiccia, in nome 2 milioni di persone su 7 milioni e mezzo di catalani che vanno in città, quindi è un atto di democrazia il cambiamento. Io, grazie a questa domanda di Moscheni, che è sempre attento anche alla percorribilità dei percorsi, fa bene a dire che sono difficoltà. Noi stessi, lo sanno gli amici, tutti gli incontri pubblici, televisivi, io rappresento le difficoltà. Ma le difficoltà si superano se si assume la responsabilità anche di affrontare passo dopo passo il percorso. Il primo passo che oggi è da affrontare è quello di ottenere, di esercitare con anche uno strappo di legalità, uso sta locuzione tra virgolette, quella legalità che lo Stato calpesta, arrivando a indire il referendum anche se la legge fosse impugnata, la nuova legge che riscriveremo, perché sono dopo scontato che quella che andremo a discutere il 28 di aprile, fra pochi giorni in Corte Costituzionale, sarà sicuramente bocciata. La riscriveremo, infatti ne abbiamo fatto un motivo politico di una scelta, che è una scelta di cambiamento. D'altronde, se non si esercita questo spazio, questa volontà di cambiamento in questo ambito, siamo irregimentati in una realtà che ci fa morire, questo è il punto. Cosa ne dice l'esponente della Lega? No, ma guardi, io l'ho detto prima, non... tra l'altro quando ho deciso di, ho chiesto a Matteo Salvini da Veneto di candidarsi a segretario della Lega Nord, fra le cose che io ho chiesto a lui era proprio il tema dell'indipendenza. Tant'è vero che poi nella tessera, dopo che lui è diventato segretario, nella tessera dietro è scritto futuro e indipendenza.
E abbiamo, da subito abbiamo iniziato, abbiamo continuato il dialogo con le varie realtà indipendentiste locali, venete, anche se devo dire che un rammarico c'è però, e lo dico agli amici indipendentisti qui dentro, sembra che ci sia quasi una sorta di maleficio, per cui ogni volta che arriviamo ad avere una sorta di massa critica nei confronti del percorso di indipendenza, succede qualcosa per cui ci spacchiamo. Sembra una maledizione veneta. E, se lei va a vedere come siamo partiti su questo tema e come siamo messi oggi, credo siano veramente decine le realtà. Lo sconcerto fuori esiste, cioè effettivamente le persone sono sconcertate. No, all'interno proprio dei movimenti indipendentisti, che continuiamo a polverizzarci in mille rivoli e facciamo il gioco poi di chi invece, da un punto di vista romano, vuole tutto tranne che l'indipendenza. Sì, può parlare di autonomia, tanto per darti il contentino, ma dell'indipendenza no, non ne vuole sentire parlare. Per cui, l'auspicio è un desiderio, forse anche, come dire, un po' puerile, è che si arrivi, non so quando, ma a una sorta di reunion di tutti questi movimenti indipendentisti, perché è vero che la difficoltà, come dire, procedurale, giuridica c'è ed è indubbia. Io sono altrettanto convinto che però di fronte a un popolo che si muove, il diritto può poco, non è che insomma, puoi arginare la volontà di un popolo, è che il popolo si muove se ha delle teste davanti che come dire, che fanno da apripista, altrimenti è difficile che spontaneamente, insomma, il Veneto lo conosciamo tutti, gran lavoratore, bravo, vai in osteria, porcona, sei già per quel mondo, dopo che ti dici, adesso vieni in piazza, riempiamo la piazza, vieni a Venezia in 4 milioni a rompere, ho saluto a Fabio, se va avanti, tira. Poi dopo, li conosciamo, sono amici, 20 anni che vado in piazza e vedo quanto difficile è poi che il Veneto arrivi in piazza. Siccome è l'unica via possibile è che ci sia alla fine una confluenza di tutti questi movimenti. Ma la vede possibile? Perché stando anche al discorso della Lega, la scissione che c'è stata, Tosi e gli adepti che adesso anche là le persone non hanno più le idee chiare, chi va da una parte, chi dall'altra. No, ma guarda, mi dà questa possibilità di spiegare. Ieri Mentana, ieri sera, ha fatto vedere l'ultimo sondaggio e la Lega è in crescita rispetto alla settimana fa. Questo dà la misura, e dico Mentana, potrei citare Agorà, perché come dire, non sono alvei propriamente di centrodestra, no? E lo dico per onor di cronaca, perché in realtà non c'è stato nessun scostamento, cioè se n'è andato Flavio Tosi con alcuni dei suoi, ma noi non abbiamo avuto nessun contraccolpo dal punto di vista del consenso, non è cambiato assolutamente nulla. Poi parlo della realtà padovana, che è quella che conosco, sono andate via con lui quinte, seste linee che rappresentava forse loro stessi, Somare, Sopare, Sosio, Soamia, insomma, non è che stiamo parlando di chissà che cosa, siamo molto sereni da questo punto di vista. Però al di là delle questioni, come dire, della dialettica interna a un partito, che è normale, ce l'abbiamo noi, ce l'ha il PD, ce l'hanno tutti, perché poi insomma il partito è fatto di passione e di esseri umani. Io trovo che sia assolutamente normale che a un certo punto ci siano anche fratture, visioni contrastanti. Io per primo ho pagato per 3 anni le ire di Flavio Tosi, perché ero il nemico numero uno all'interno del partito, mi ha fatto di tutto e più, ma sono sopravvissuto anch'io, non è che siano cose straordinarie. Se ci credo a questa, insomma, bisogna anche essere sognatori. Io da questo punto di vista lo immagino che un giorno ci ritroviamo tutti. Insomma, tutti. È pronto per fare la tessera dell'indipendenza veneta, dai. No, adesso, essendo presidente del Consiglio, in effetti emerge chiaramente. Lui su una battuta velocissima, siete così sereni e tranquilli che giustamente avete tappezzato metà Veneto, i manifesti, spot radio, quanto altro, spendendo milionate. Calma. E dopo aver annunciato una campagna low cost. Faccio solo un inciso. No, siete tranquilli, mi sembra. Allora, se ti pare che mi sia a faccia di spesa, io forse insomma non so, c'è un fatto però, che siccome lui è la sesta volta che tira fuori Luca Zaia, forse lui ha qualche problema, perché se la Moretti sta costretta a chiamare Papa Nareggia Renzi e dire, bambini, dice che cosa sa sanità, e Renzi che ha detto, cioè, ma guarda che non altri chiamo a sanità veneta come benchmark di riferimento, come qualità assoluta, sì, ho capito, mi sono in difficoltà, dici una vacata qualsiasi,
bisogna ridurre le USL. Luca Zaia ha detto, sì, ti ho proposto, ti metto, no. Ah, beh, scusa, è ritornato a casa. Insomma, tanto fatto... per dire come siamo messi, dovuto che si preoccupa di questa gente qua. In Veneto va tutto bene, 1622 ore all'anno di ritardi di treni. Le robe diciamo come il lavoro, però la sanità è a fame nel mondo, la sanità va fortissimo. È il bruco degli alberi. Siamo noi gli artefici della giornata. È un gran problema. Così poi Bellatti. È giusto che diamo un'informazione ai telespettatori, perché questa televisione che copre tutto il Veneto e non solo. E che a differenza della Rai ti invita. I telespettatori. E che arriva anche a Roma, per cui certo. Abbiamo i romani. Benissimo, che e questo è importantissimo. I telespettatori veneti hanno potuto vedere che tutto il Veneto è tappezzato di manifesti, due soli dei candidati per le regionali, che sono Luca Zaia e Alessandra Moretti. Io, per esempio, non ho trovato uno spazio disponibile, pur avendo avuto qualche soldino. Li hanno letteralmente occupati tutti. Ah, quindi non c'è più. E la cosa, ecco, prima della par condicio a proposito, e la cosa grave è che questi signori dicono che sostanzialmente, ma è venuto fuori nella rottura tra Zaia e Tosi. Zaia e Tosi ha detto: avevamo appena destinato 700.000 euro per la campagna di Luca Zaia, 350 dalla Liga Veneta e 350 da Milano. 700 del finanziamento pubblico. Allora voglio dire, questa non è una corsa alla pari. Quando dei candidati si presentano a una competizione, io vedo anche nello sport, controllano anche i millimetri del punto di partenza. È partita un po' svantaggiata. Ecco, qui c'è una corsa sui 100 metri e io ho dei competitori che grazie al finanziamento pubblico partono 30 metri avanti. Anche se io mi sento i muscoli, nel senso il progetto politico, l'idea nostra, molto più preziosa della loro, io evidentemente partendo con questo handicap, pagato dai cittadini, i cittadini devono sapere che i manifesti che vedono in giro, li hanno pagati loro coi soldi del finanziamento pubblico. Questo è un modo scorretto. Se lei ci aggiunge anche il fatto che poi la televisione del servizio pubblico, quella Vespa Porta a Porta, mi ha deliberatamente escluso dopo aver visto tutto il materiale che il mio ufficio stampa gli ha mandato, perché ha detto che il tema dell'indipendenza non è un tema di rilevanza nazionale. I cittadini che pagano il canone dovrebbero ribellarsi. Io credo che la prima cosa da fare sia sopprimere il servizio pubblico radiotelevisivo, metterli sul mercato come le televisioni private, che si mantengono con la pubblicità. Solo con la pubblicità, perché sulla Rai la paghi la chiaro. Pubblicità. Qua siamo Cesare d'accordo. Cesare Busetti, no, vorrei tornare su quanto diceva... È stata l'avvocata quella invitata. Io l'ho scritto subito. Che non... Io credo che sia... Dovevano invitarla. Io credo che sia stata importante la distinzione che ha fatto l'avvocato Morosin sul discorso autonomia e indipendenza. Ma proprio per questo, come lei diceva, la passione, noi di Indipendenza Veneta, passione ce ne mettiamo tanto, è il nostro motore. Ci autofinanziamo, per cui chiaramente quel poco di pubblicità che siamo riusciti a fare anche in questa campagna ce lo paghiamo con i nostri soldi. Ritornando al discorso autonomia e indipendenza, lei avrà capito che sono due cose diametralmente opposte. Mi faccia finire. Sicuramente lei è un indipendentista, lo dimostra. Ma allora mi chiedo, lei riconosce in Luca Zaia il suo candidato presidente? Benissimo, che sta continuando a portare avanti invece un discorso di autonomia. Anzi, addirittura ha fatto un cartello bellissimo per un Veneto autonomo e indipendente. Credo abbia un po' di confusione su queste due cose, probabilmente per metterle in un unico cartello, un 6x3 che ho visto nella mia città, per un Veneto autonomo e indipendente, tutte e due. Quindi un'idea, come diceva l'avvocato Morosin, messe insieme. Io le chiedo allora, a fronte anche della spiegazione che c'è stata molto chiara e... credo che abbia tracciato un solco non sovrapponibile, le due parti non si toccano. Come fa lei a dichiararsi indipendentista, e allo stesso tempo riconoscersi in chi porta avanti invece un discorso di autonomia? Perché allora c'è una confusione, oppure si strumentalizza la parola autonomia perché la popolazione è più facile che capisca il discorso di autonomia, perché se uno gli si dice autonomia come Trento e Bolzano, vivono bene lì, allora è più facile il discorso. Ma l'indipendenza è un discorso molto serio, chiaramente, come si diceva prima,
presume una conoscenza, una spiegazione, no, che è più difficile. Una domanda. Però io voglio capire da lui, perché se lei mi dice che è indipendentista, allora mi spieghi come fa. No, io do la parola a Marcato e poi anche a Bellati, perché la chiedono. Un secondo, pubblicità rapidissime, così possono rispondere anche con calma e dovizie particolari, sì, perché quello che lei sta chiedendo se lo chiedono anche magari a casa e occorre questo ulteriore passaggio. Poi voglio Bellati, stira anche Bellati. pubblicità, pochi secondi.